parkour è una disciplina urbana nata alla fine degli anni 80 in Francia. Prende ispirazione dai percorsi Ebert, percorsi che fanno i militari per addestrarsi, e sono i percorsi Ebert adattati alla città. Un gruppo di ragazzi nelle banlieue di Parigi ha portato questi percorsi all'interno dei parchi giochi e della città. Da lì poi si è espanso in tutto il resto d'Europa, il resto del mondo. La teoria consiste nel passare da un punto A a un punto B nel modo più veloce e efficace possibile. Il parkour non è formato sulla competizione, è formato più sulla competizione verso se stessi, non verso gli altri. Esistono i contest, che sono. Ci sono appunto gli atleti che uno alla volta svolgono un percorso e poi le votazioni sono simili a quelle di ginnastica, in base ai movimenti che sono stati fatti e al modo in cui sono stati fatti, si ha poi un voto e si decide il vincitore. Ci vuole dietro una buona preparazione fisica perché i salti spesse volte sono piuttosto pesanti per la muscolatura, per le articolazioni. Ognuno, in base alle proprie caratteristiche fisiche, in base alla propria esperienza sportiva, fa un percorso diverso. Anche per questo è difficile poi valutare una gara, perché non esiste una persona che è veramente più brava di un altro. Esiste un modo diverso di farlo. La maggior parte delle tecniche che si imparano è per non andare a sforzare troppo altre parti del corpo, oppure non andare a infastidire parti come ad esempio articolazioni e andare a interagire un po' più sulla muscolatura. Questa cosa viene sviluppata tramite il potenziamento. Tu devi superare quello che riesci a fare tu. Fin da piccolo ho sempre avuto passione per l'arrampicata, comunque con stare a contatto con la natura, con gli altri ragazzi, quindi mi sembrava lo sport ideale. E non ho mai avuto paura di saltare perché io affronto sempre le mie paure, però ad esempio con backflip e altre cose, front flip non ho voluto mai rischiare. Per fare parkour l'importante è essere abbastanza comodi e quindi non bisogna spendere molto nei vestiti. Diciamo che la cosa più importante sono le scarpe e i pantaloni abbastanza larghi che ti permettono di fare movimenti ampi e decisi.